Partenza questa mattina presto per il Pescara, sosta a Forlì in tarda mattinata per la squadra che in Romagna ha sostenuto l'allenamento di rifinitura, poi il pranzo e di nuovo in viaggio per raggiungere nel tardo pomeriggio Lignano Sabbiadoro, dove domani alle 14 i biancazzurri sfideranno il Pordenone. Non sono stati convocati Bocchetti, Balzano, Tabanelli, Riccardi, Basitte e lo squalificato Drudi. C'è Memusciai che ieri non si è allenato per un fastidio al ginocchio. Resta l'incognita modulo, continuità con il 3-5-2 per tenere gli equilibri raggiunti o 4-3-3 per le diverse assenze in difesa e per corroborare una fase offensiva anemica. Partiamo da una buona, voglio dire, notizia, cioè che la squadra ha potuto lavorare una settimana, i ragazzi hanno lavorato molto bene, ci sono stati 6 allenamenti tra lunedì e giovedì e la squadra ha risposto molto bene, quindi mi aspetto assolutamente passi in avanti. Mi aspetto che chi è ancora un po' indietro di condizione in questa settimana abbia migliorato il suo stato di forma, abbia migliorato l'approccio a quello che è un discorso tecnico, quindi mi aspetto assolutamente tanto. E oggi stiamo lavorando su un 3-5-2, vediamo, insomma, non ho ancora deciso e quindi domani decideremo. Ma ripeto, questa è una squadra che può fare la qualità dei giocatori che ha per la varietà dei giocatori che ha, è una squadra che col tempo può solamente crescere. Tempo ne abbiamo poco e quindi dobbiamo ottimizzare queste 11 finali che abbiamo. Nei giorni scorsi Grassadogna ha lavorato maggiormente sul 4-3-3, sciorinando principi di gioco e movimenti tanto cari al suo maestro Zdenek Zeman, assetto che quantomeno potrebbe risultare utile nel corso del match. In caso dunque più probabile di 3-5-2, Sorensen e Gutt ai lati di Scognamiglio, Bellanova e Masciangelo sugli esterni, interni Dessena, Busellato e Machin, in avanti Odgaard e Setter. Il colombiano non è titolare da oltre un mese. L'ipotesi B, 4-3-3, vedrebbe Galano rilanciato in avanti con uno tra Maestro e Capone sul lato opposto, Sorensen dirottato in panchina. E da quando sono arrivato questa squadra ha sempre risposto bene, crescendo di settimana in settimana, di giorno in giorno, e quindi i segnali sono tutti positivi. E quando parlo di gruppo parlo appunto di una squadra che chiunque giochi sappia quello che deve fare in mezzo al campo. E quindi mi aspetto molto dalla partita di domani, mi aspetto tanto da quella successivamente di martedì, ma prima c'è questa finale di domani, e tutti devono farsi trovare pronti. La mentalità mi piace molto della squadra, questa compattezza, la voglia di saper soffrire. È chiaro che sappiamo dove dobbiamo assolutamente migliorare e farlo in tempi brevi e stiamo lavorando per questo. Anche il Pordenone è scottato dall'ultima direzione arbitrale, non vince in casa da metà gennaio ed ha collezionato un solo punto nelle ultime 5 partite. Grassadogna ovviamente non si fida. Noi abbiamo grande rispetto di questa squadra, perché è una squadra che gioca insieme da anni, è una squadra molto dinamica, che attacca bene gli spazi, molto fisica, quindi pericolosa sulle palle inattive, ed è una squadra che ha fame di risultato come noi. E quindi mi aspetto tanto dai miei, sappiamo insomma che partita ci aspetta, l'importanza, la valenza di questa partita, e come dico sempre è un'altra finale e dobbiamo essere bravi a portarla dalla parte nostra. Come da indicazioni della settimana, non recuperano Butic, Bassoli e Pasa, sono convocati Falasco, Calò e Musiolik, anche se i primi due partiranno dalla panchina, mentre l'attaccante polacco sarà al fianco di Ciurria. A centrocampo si rivedranno Magnino, Misuraca, Scavone e Zammarini, linea difensiva con Barison, Vogliacco, Camporese e Czarnoschi. La presentazione del match del tecnico Attilio Tesser. Ma è una partita molto importante chiaramente, poi vale 3 punti in classifica sempre e noi dobbiamo cercare di prenderli, tanto che ci manca la vittoria. È una partita difficile, mentalmente non sarà semplice perché veniamo da un periodo non brillante e quindi ci sarà quella classica tensione, ma penso ce l'abbia anche il Pescara. Noi dobbiamo farci trovare pronti e su questo non c'è nessun dubbio, dobbiamo andare con una carica agonistica, di una mentalità veramente di chi vuole ottenere un risultato importante. L'ho detto anche per loro, è una partita importante, è una squadra da nomi importantissimi, da capitani nazionali albanese a tutto, ma aspetto una squadra che giochi col suo 3-5-2 classico con di buonissima qualità e tanta fisicità. Mi aspetto una battaglia, sono sincero, mi aspetto una partita molto intensa, agonisticamente elevata.